responsabile dei muscoli, io sono un cardiologo e sapete che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo e quindi è importantissimo fare un'adeguata prevenzione. La prevenzione si fa combattendo i principali fattori di rischio di queste malattie cardiovascolari, quali le dislipidemie, l'ipertensione arteriosa, il diabete e il fumo di sigaretta. Perché? Perché queste patologie possono poi portare ad avere l'infarto del miocardio, che è appunto la principale causa di morte. Qui a Start Medical abbiamo iniziato appunto un programma intenso sulla prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari, trattando appunto tutte queste patologie, le dislipidemie, quindi il colesterolo alto sia nell'adulto che nel bambino, l'ipertensione arteriosa, sia con misurazioni qui in studio che con un programma di oltrepressorio. Un altro grosso settore della cardiologia che viene qui trattato a Start Medical è quello che riguarda le aritmie, quali la fibrillazione atriale, il flutter atriale, le tachicardie sopraventricolari e tutte le forme di bradicardia, con sia visite qui in sede che con un programma di ECG Holter che possono essere sia applicati qua in sede che anche al vostro domicilio. Sicuramente al paziente possiamo dare tutto un tipo di supporto e dal punto di vista scientifico e dal punto di vista pratico. Intendo dire che il paziente da noi può trovare comunque del personale dal punto di vista cardiologico disposto a spiegargli le patologie, disposto anche a lavorare sulla prevenzione del fattore di rischio. Quindi io lavoro molto su questo, sulla prevenzione, quindi non a dare subito un trattamento farmacologico, ma specialmente nel giovane, sul quale anche secondo le linee guida si può e si deve lavorare sul comportamento dei cambiamenti appunto dello stile di vita. Questo è uno dei miei obiettivi principali. Il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolari tramite la prevenzione appunto è la prima arma e forse anche un'arma fondamentale nel riuscire a combattere e trattare queste patologie. Il trattamento viene fatto tramite appunto una riduzione dei livelli di colesterolo, tramite un controllo adeguato della pressione arteriosa, controlli della glicemia del sangue, l'abolizione sicuramente del fumo di sigaretta, fare e promuovere un'attività fisica quotidiana e avere un adeguato consumo di frutta e di verdura giornalieri. Vi aspetto quindi a Start Medical per anche una chiacchierata, per parlare insieme dei fattori di rischio, delle possibili complicanze e eventualmente fare insieme una buona prevenzione cardiovascolare.